E per il Caffè Sicilia ci ha raggiunto Giovanni Crisalli, capitano del Caffè Sicilia, che lo salutiamo. Ciao Giovanni. Buonasera. Allora Giovanni, commentiamo appunto questa sconfitta, non a nostro giudizio meritata per quello che si è visto in campo. Avete combattuto sin dal primo minuto, è arrivato il gol iniziale che un po' vi ha così fregato, tra virgolette, però poi avete messo il cuore. Avete gettato appunto il cuore oltre l'ostacolo, però non è arrivato questo gol. Forse è peccato appunto la cattiveria proprio lì, in area di rigore. Ma guarda, sicuramente oggi noi intanto eravamo sette senza cambi e io da tempo che non gioco più a calcio e si è sentita sicuramente la mancanza dell'attaccante, che abbiamo sbagliato un sacco di gol. Poi abbiamo preso gol in inferiorità numerica perché non ci dimentichiamo che i primi 10 minuti comunque abbiamo giocato in sei e lì forse hanno vinto la partita perché ci hanno schiacciati dentro la nostra area di rigore, però dal momento che poi è arrivato Millauro e ci siamo posizionati con i nostri rispettivi ruoli in campo, secondo me non hanno meritato niente più di noi. Anzi, noi abbiamo preso due pali, il loro portiere ha fatto un sacco di miracoli. E c'è un toglio che comunque loro sono un'ottima squadra. Oggi si è visto che con i nuovi innesti hanno sicuramente alzato il loro tasso tecnico per quanto riguarda il proseguimento del campionato. E ora bisogna che un po' ci sistemiamo noi. Rispetto alle altre prestazioni abbiamo fatto passi in avanti, sicuramente dal passo del gioco. Si è visto, però ancora non basta, vedremo se riusciremo a prendere più avanti 3 punti. Ecco, a proposito di questo, io ti voglio dire, questo Caffè Sicilia può ripartire da questa partita prendendo spunto da questo atteggiamento, in maniera agonisticamente parlando, straordinaria, perché avete messo appunto a disposizione di tutti orgoglio, grinta e cuore. Ma una cosa, vogliamo capire, l'assenza di Rizza oggi a cosa è stata dovuta? Ma guarda, intanto penso che questo sia lo spirito Caffè Sicilia, o quantomeno del vecchio Caffè Sicilia, perché oggi sembravamo a tratti la squadra schiacciante dell'anno scorso. Per quanto riguarda Rizza ha deciso di non fare più parte del Caffè Sicilia per suoi vari motivi personali, non c'è più il feeling che c'era gli anni passati con la nostra squadra e ha deciso di allontanarsi per ora dal Caffè Sicilia. Sicuramente quando si riaprirà il mercato noi cercheremo una nuova punta, abbiamo già dei contatti con un ragazzo che gioca qui in questo campionato e vedremo di farlo nostro. Perfetto, quindi in attesa di mercato il Caffè Sicilia per ora riparte da questi uomini e poi vedremo come rimpiazzare appunto l'attaccante. Un'ultima domanda ti faccio Giovanni, pensi che confrontandoti appunto con una squadra di questa taratura il Caffè Sicilia si creerà un piccolo spazio ma in un angolino, cioè non potrà competere o potrà competere con queste squadre abbastanza forti? Guarda, oggi abbiamo dimostrato che pur non essendo comunque in formazione completa abbiamo dato filo da torcere all'altra squadra che erano tutti titolari. Noi oggi eravamo senza cambio, senza attaccante e comunque abbiamo detto la nostra. Penso che sistemandoci poi dall'apertura del mercato potremmo cominciare a fare vittorie e sicuramente puntiamo a qualificarci alle fasi finali, non dico ormai vincere il girone perché è praticamente impossibile, matematicamente non ci potremmo mai più arrivare, però comunque una squadra del calibro del Caffè Sicilia deve sicuramente puntare ad arrivare alle fasi finali. Benissimo, allora in bocca al lupo a Giovanni Crisalli e alla sua squadra e restituiamo di nuovo la linea allo studio.